Artyom! Lo sapevo! Dietro di te! C'è sempre uno come te! Un eroe! Non salverai nessuno, proprio come gli altri! Avanti! Fermo! Sì, sì! Ma non uccidermi! Subito. Ricordi cosa ti ho detto? C'è un farmaco... Ora taci! Stai bene, Artyom? Grazie al cielo. Facciamo rapporto al colonnello. Papà, sono io. Marta, stai bene? Dove stai? Nell'infermeria. Artyom mi ha trovata. Ah, grazie al cielo.
al centro di comando. Andiamo, ma non troppo in fretta. Devo riprendere fiato. Tutta questa situazione. Credevo che non avremmo mai visto niente di peggio del culto sul Volga. Silantius e i suoi maledetti fanatici. E invece no. A quanto pare non c'è mai il limite al peggio. Lì per poco non ci uccidevano. Qui per poco non ci mangiavano. Incredibile. E pensare che era un dottore. Non fa niente. Vediamo cosa succederà. Dopotutto siamo sopravvissuti anche a lui. Cielo, Anna, non me lo sarai mai perdonato. Va tutto bene. Chi avrebbe potuto saperlo? Chi poteva sapere che queste creature hanno divorato persone per 20 anni? Potevo forse immaginarlo. Mi spiace, ci sono cascato come un pivello. Il ministro mi avrebbe incontrato. Mi sono lasciato accecare dall'arroganza. Li ho persino trattati con deferenza. Quella maledetta arca. Questi mostri ci hanno preso in giro proprio come i custodi a Mosca. Loro costringono le persone sottoterra con l'inganno. Questi invece... Bene, ma ora che facciamo? Vorrei saperlo, Anna. Hai scoperto qualcosa, idiota? Siti antiaerei, quartier generale, informazioni vecchie. I collegamenti non ci sono più da tempo. Però quegli illuminati hanno funzionato per alcuni anni dopo la guerra. Cosa c'è là sotto? Caspian 1, un centro di comunicazione. Ce n'è un altro identico a Novosibirsk. E adesso che farai? Ci trascinerà un altro punto? Non lo so, Anna. Dobbiamo prendere una decisione. Sì, però. Ma in diretta di radiazioni, da fare. Hai tutto quello che ti serve, idiota. Ce ne andiamo. Un momento, cerco di decifrare dei dati. Forza, forza! Ok, fatto. Non avresti dovuto essere così dura. È andato tutto bene, sì. Mi chiedo solo se andrà così anche la prossima volta. Certo che no. La maggior ragione è cercare di passare più possibile. Che tizio laggiù. Ormai mi ci sono affezionato. Questo lo è. Thank you.
Sam! Basta, entra! Volevo finire per essere per ricordarmi tutto il tempo! Ora dovremo trovare il vero bunker governativo. E pensare che avevo creduto a quegli stronzi dell'ANSA. Credevo che Mosca fosse sotto il controllo del quartier generale, che fossimo sotto occupazione, che fossimo in guerra. Che ci fossero ancora dei generali a dare gli ordini. Ah, che idiota sono stato! Ripeto la domanda. E ora che facciamo? Potremmo tornare a Mosca per raccontare la verità sulla guerra e sul governo. Ci sparerebbero a vista. E anche se riuscissimo a passare, cosa potremmo fare contro l'ANSA? Senza prove, chi ci crederebbe? E se tornassimo sul Volga, potremmo vivere lì. Cosa facciamo con la gente del posto? Non erano proprio felici di averci lì. Li uccidiamo tutti? C'è qualcuno che vuole farlo? Quando eravamo a Mosca, Artyom sognava di trovare un luogo in cui poter costruire una colonia. Perché non ci proviamo? È una buona idea, ma come lo troviamo? Continuiamo ad andare in giro senza meta? L'Aurora ha bisogno di essere messa a nuovo. Cosa facciamo se si guasta? Satelliti. In che senso, satelliti? Vuoi andartene dal pianeta? C'è un centro di comunicazione satellitare sul Mar Caspio. È sopravvissuto alla guerra. E se riuscissimo ad ottenere l'accesso ai dati raccolti dai satelliti? Non dovremmo più girare a casaccio. Avremmo mappe dei livelli di radiazione e anche le foto satellitari ci sarebbero molto utili. Questa è un'ottima idea. E se là ci fosse qualcosa di peggio dei cannibali? Certo, è possibile. Quindi questa volta saremo molto più cauti. E poi, c'è qualcuno che per caso ha un'idea migliore? Io no. Bene, allora sembra proprio che abbiamo un piano. Artyom, dobbiamo cercare il posto che volevi? Allora facci sentire il fischio. Tre mesi in viaggio. Tre mesi che ci hanno messo a dura prova. Ma dopo lo Yamantau siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversità. Pochi chilometri ci separano ormai dal centro di comunicazione Caspian 1. Le mappe al suo interno ci indicheranno un posto privo di radiazioni dove poterci stabilire in pace una volta per tutte? Non lo so. Ma cosa ci resta se non la speranza? Il deserto non è una passeggiata. L'equipaggio soffre il caldo e la sete e l'Aurora non è al massimo della forma. Il carbone è finito e abbiamo iniziato a bruciare quello che avevamo a disposizione. Traversine, rami,